Art About, news dal mondo dell'arte. Ciao ragazzi, io sono Sergio, il vostro artista preferito, e oggi qui su Art About parleremo di colui che ho voluto denominare un po' come il Banksy dei nativi indiani d'America. Ed il tutto è partito grazie a un video dal mondo del web che mi avete segnalato. Guardiamolo insieme. Ed eccoci qua, devo dire che non avevo mai visto persone realizzare dei ritratti con dei dadi, ma avendo visto persone disegnare anche con delle bici, ormai non mi sorprendo più di nulla. Facendo qualche ricerca in merito, ho scoperto che l'opera appartiene a un certo Stephen Paul Judd. Nato in Oklahoma, è divenuto noto al grande pubblico per essere un regista, sceneggiatore e scrittore di fiction. Membro della Writer Guild of America, ha lavorato come sceneggiatore anche per la serie Disney Zeke and Luther. Attualmente le sue opere cinematografiche più importanti sono i suoi cortometraggi realizzati in stop motion, che esplorano i problemi dei nativi attraverso un umorismo ironico. La sua produzione artistica, tuttavia, non si basa prettamente su opere realizzate con i dadi, ma spazia invece in più ambiti come dipinti, stampe, poster, fotografie, disegni su t-shirt e molti altri ancora. Tutti però rigorosamente a tema nativi d'America. Stephen, infatti, come avrete notato, utilizza qualsiasi mezzo per cercare di sensibilizzare su questa popolazione. Ed anche la sua filmografia di vasta portata, ricca di riconoscimenti e onorificenze, offre una prospettiva unica ed innovativa sulla cultura dei nativi americani di oggi. Ispiratosi da due dei suoi più grandi artisti preferiti, il graffitista Banksy e l'autore di fumetti Gary Larson, Stephen ha così creato oggi un suo linguaggio del tutto personale volto alla comprensione della comunità attraverso l'umorismo e l'ironia. La sua arte visiva infatti produce e trasuda satira manipolando continuamente le immagini di cultura popolare, come per esempio le rielaborazioni dell'indiano Hulk o ancora di Superman. E così, insomma, di molti altri personaggi e brand ancora. Bisogna inoltre aggiungere che le sue opere hanno raggiunto un grandissimo successo anche per merito dei social come Instagram e Facebook, i quali gli hanno permesso di raggiungere milioni di persone in tutto il mondo ed in pochissimo tempo. Tanto che alcune di queste opere sono state poi raccolte e ripostate da molti personaggi famosi, come per esempio Billy Ray Cyrus, o ancora il magnate della musica Russell Simon. Insomma, potremmo dire che i social hanno agito in maniera preponderante su quello che è il successo di Stephen, e come lo stesso artista dichiara: se non fosse per quello, se non fosse per i social, lavorerei in un negozio e non farei l'arte che conosci. Se non fosse per i social media, probabilmente non avrei potuto continuare a fare arte in qualsiasi forma, fare film, scrivere o persino dipingere. Ecco, ascoltate anche questa, per me direi che è davvero molto difficile non immedesimarmi nella storia di Stephen, considerando anche la molteplicità dei parallelismi che ricorrono nei nostri percorsi artistici. Credo che comunque questa sia una storia davvero incredibile che andava raccontata, e apprezzo tantissimo e stimo il fatto che Stephen sia riuscito a farsi notare per due discipline completamente differenti, peraltro quelle che sono anche le mie due più grandi passioni, il cinema e l'arte. Oltretutto c'è anche da considerare il fatto che il suo nome è pervenuto a noi non tanto tramite le sue opere cinematografiche, ma più per le sue opere d'arte che sono divenute poi virali nel web, un altro segno ancora della sua poliedricità. Mi piace comunque, oltre a tutto questo, il fatto che cerchi continuamente di dare voce ad una minoranza sociale e di fare denuncia di questo in tutti i modi possibili, portando avanti proprio un suo pensiero, cosa che ovviamente ancora una volta non posso non rivedere nel mio piccolo percorso. Poiché, anche se molti di voi probabilmente mi conosceranno grazie ai miei disegni, dovete sapere che anch'io, proprio come Stephen, realizzo dei cortometraggi volti a sensibilizzare sulle tematiche che mi stanno particolarmente a cuore, spesso in maniera ironica come fa lui, ma anche provocatoria e talvolta anche piuttosto introspettiva.
Tutti i cortometraggi che ho realizzato comunque fanno parte di una serie che ho chiamato Trip e ovviamente li trovate qui nel link in descrizione e nella playlist dedita Trip, la serie controcorrente. Concludendo, infine, vi dico che non posso non apprezzare questa persona perché in qualche modo rappresenta tutto ciò che vorrei diventare, ovvero l'essere conosciuto simultaneamente per due discipline differenti, l'arte e il cinema. Ed ovviamente poi guardando un po' il suo operato mi viene spontaneo chiedermi se un giorno riuscirò mai anch'io a fare la stessa cosa. Non so, sinceramente, se mai ci riuscirò. E secondo voi invece ci riuscirò mai? Beh, fatemelo sapere in caso qui in un commento. Spero ovviamente che la storia di Steven vi sia piaciuta e chissà, magari che un giorno qualcuno racconti anche la mia. Io comunque, anche per oggi, credo di avervi detto tutto e sì, qui dal vostro artista preferito, nonché creatore di Trip, è tutto e alla prossima. Ciao!